L'Aula della Camera ha dato il via libera definitiva al decreto legge terremoto che così, dopo l'ok del Senato e non avendo subito modifiche, diventa legge. Il provvedimento è passato con 398 sì, 98 astenuti e nessun voto contrario. Siamo al telefono con l'onorevole Luigi D'Eramo. Allora onorevole, una corsa contro il tempo per l'approvazione del decreto che finalmente è arrivata. Arrivato e finalmente c'è la proroga di ulteriori 60 giorni che eviterà il pagamento immediato delle tasse per le imprese del cratere aquilano rispetto alle quali l'Europa aveva aperto un'infrazione nei confronti dello Stato italiano che imponeva il recupero del 60% delle imprese delle tasse non pagate a seguito del sisma. Così il deputato aquilano della Lega Luigi D'Eramo, nel commentare il sì definitivo al decreto sulle misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma, ha approvato nella seduta odierna della Camera dei Deputati. Vengono di fatto allungati di 2 mesi i tempi per l'avvio delle procedure di recupero delle agevolazioni fiscali e contributive che erano state sospese a seguito del terremoto del 2009. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 23 luglio eviterà che il commissario nominato dal governo possa avviare i primi provvedimenti. Adesso abbiamo tutto il tempo per aprire un confronto con l'Europa e per far comprendere che l'interpretazione del cosiddetto de minimis non va applicato sulla quota 200.000 ma sulla quota 500.000. Questo risolverebbe gran parte del problema, circa il 90% delle imprese coinvolte in questa situazione seguiremo la linea tracciata nell'incontro che qualche giorno fa abbiamo avuto tra il tavolo tecnico istituzionale istituito presso la Regione Abruzzo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Insomma, abbiamo colto sicuramente un risultato importante che farà respirare l'economia del capoluogo di regione, ma adesso il lavoro deve ancora continuare in maniera attenta, costante, quotidiana per risolvere definitivamente il problema.